Buonasera e ben trovato a tutti i nostri amici telespettatori. Questa sera appuntamento straordinario della rubrica La storia oltre la storia, la rubrica... Culturale edita dalla emittente TV City per approfondire dei focus e degli, degli argomenti singolari rispetto a quelle che sono state le pagine più importanti della nostra storia, della storia antica, della storia classica, della storia moderna e anche di quella contemporanea. Lo vedete già, eh, tra pochi minuti apparirà già in, in onda insieme a noi, abbiamo l'amico ormai di avventura e di viaggio che incontriamo già per la terza volta negli studi. Studi di TV City. Massimo Mazzucco, buonasera a te, Massimo. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Grazie di aver accettato ancora una volta il nostro invito e di essere insieme a noi dopo i fatti dell'11 settembre, l'ultima volta che ci siamo visti durante. L'ultima trasmissione abbiamo approfondito proprio l'argomento e la vicenda dell'11 settembre 2001, ovvero del crollo delle torri gemelle. Questa sera torniamo a parlare di un altro importante argomento che desta ancora scalpore e lascia ancora irrisolti tanti quesiti e tanti punti interrogativi da parte di storici, da parte di politici e da parte di chi ha vissuto quegli anni e quella pagina terribile. Sto riferendomi a quanto accaduto il 22 novembre del 1963 con l'uccisione del 35 ⁇ presidente della storia degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy. Innanzitutto io presento il nostro ospite Massimo Mazzucco. Tu hai iniziato la tua attività professionale come fotografo di moda, sei entrato poi a contatto con il mondo del cinema nel 1982, quindi qualche decennio fa, accumulando una lunga esperienza nel campo, nel 1994 ti trasferisci a Los Angeles e lì comincia un nuovo capitolo della tua avventura professionale e della tua storia personale. Dal 2003 gestisci il sito web luogocomune.net e sei uno dei massimi divulgatori delle teorie complottiste. Potremmo dire un inquisitore moderno, se stessimo ai tempi ancora della Sacra Inquisizione. Oggi andiamo ad inquisire e a investigare questa pagina di storia tutta particolare che è l'uccisione del presidente Kennedy. Buonasera Massimo, a te. Buonasera, solamente una piccola precisazione, usiamo il termine complottista per favore, fra le virgolette, nel senso sì. che il complottista, quello che è chiamato complottista con disdegno, è quello che vede complotti dappertutto, che, che pensa sempre che ci siano i complotti. Io, io lavoro soltanto su prove documentali. Quindi vado certamente a, a studiare casi storici importanti come gli, gli allunaggi della, della NASA sulla Luna, l'omicidio Kennedy o l'11 settembre o tanti altri, però il mio approccio è sempre documentato ed è verificabile. Quindi è un termine che va usato con una certa cautela, solo questo. Ti ringrazio Massimo della precisazione ovviamente i nostri amici hanno già avuto modo di apprezzare la tua teoria e anche di ascoltarti perché abbiamo eh, sempre ragionato alla base anche dei documentari da te prodotti sia per l'allunaggio eh, da parte eh, degli, degli americani quando c'è stato l'anniversario lo scorso 29 luglio e anche quando abbiamo parlato poi l'11 settembre scorso rispetto al crollo delle torri gemelle, questa sera sulla base di un'altra tua opera Documentaristica e quasi di inchiesta giornalistica, noi ritorniamo sulla composizione degli argomenti e dei documenti a sviscerare un argomento che, come dicevo in apertura, lascia ancora molti quesiti. Ricostruiamo un momento la vicenda di quel 22 novembre del 1963. Sono le ore 12:30 locali a Dallas, nel Texas. E il presidente Kennedy a bordo della limousine decappottata. Insieme a Jacqueline che era sua moglie, insieme anche al governatore e alla moglie del governatore. Mentre passa tra la folla, viene ferito mortalmente. Si dirà dalla, dalle prime ricostruzioni che ad ucciderlo è stato un semplice cecchino. Questo lo decreterà quella che è la Commissione immediatamente dopo istituita, che tra il 63 e il 64 già produce l'esito di quell'attentato. Quell e attribuisce come unico cecchino la responsabilità agli Harvey Oswald. Ma questa teoria, da prima ritenuta quella ufficiale, già verso il 1966-67, quindi negli anni successivi, riceverà una sorta di contraddizione da chi invece ritiene, dopo l'istituzione di un'altra commissione, che i cecchini furono due. A sparare furono quattro colpi, questa ricostruzione fu fatta anche sulla base sonora di quello che si riuscì ad intercettare dalle ricostruzioni. Il corpo mortale lo avrebbe dato lì Harvey Oswald, ma i cecchini furono due. E la tua ricostruzione da dove inizia e dove riparte? Allora, eh, hai messo tanta carne al fuoco, intanto complimenti perché sei molto preparato sul caso, non è facile trovare persone che abbiano avuto il tempo di studiarlo così a fondo. Grazie, Massimo. Eh, allora, il, lasciamo perdere la seconda, la seconda commissione Come che visto? è quella del 76 perché lì si apre tutta una piccola una, una discussione collaterale su quanto fosse valida, su quanto volessero veramente trovare la verità su come era sotto il presidente Carter, il presidente Carter democratico che aveva voluto riaprire le, le indagini sul caso Kennedy. Ma lasciamola da parte perché in realtà non ha portato niente di nuovo alle alla indagini, all'analisi complessiva. Restiamo ai, ai diciamo, agli, i perni portanti di, di questo dibattito, sono ovviamente l'omicidio, cioè il fatto che è avvenuto a Dallas il 22 novembre in, nella, nella Dili Plaza, questa piazza triangolare famosa, Che è una specie di catino, fra l'altro è un posto perfetto per fare un attentato sparando da diverse angolazioni, e la Commissione Warren, che è quella che è stata instaurata subito dopo, tra quattro mesi dopo, e la quale ha stabilito la verità ufficiale della storia, cioè che è stato lì Harvey Oswald e che ha agito da solo. Ecco, questo è la, il, 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 il... se uno vuole addentare l'osso dell'omicidio Kennedy, deve cominciare da lì. Allora, cosa ci dice la Commissione Warren? Ci dice che quest'uomo, che lavorava in un edificio di quella piazza, al Book Depository, cioè al deposito di libri, appollaiato a una finestra del sesto piano, aspetta di vedere passare sotto il presidente, spara tre colpi e lo ammazza. Dopodiché scappa, cioè, torna a casa, viene, viene catturato, c'è tutta la parte della cattura che è un giallo all'interno del giallo, eccetera, eccetera. Ora, il, il, il primo problema di cui si sono accorti tutti è che quest'uomo non aveva nessuna motivazione apparente, cioè mancava la motivazione per fare un'operazione un del genere, da una parte di uno che sì, aveva un passato che era stato costruito come eh, emigrato in Russia, ma in realtà poi è venuto fuori che era un agente della CIA emigrato in Russia, quindi era un doppio, faceva il doppio gioco, eccetera, eccetera. Comunque inizialmente c'è l'implausibilità di questo personaggio che nessuno capisce, ma soprattutto c'è il fatto che questo personaggio che viene arrestato il venerdì, alle due e mezzo, alle tre del pomeriggio, cioè due ore dopo, che viene arrestato per un fatto non correlato, che dopo vi spiego. La domenica dopo, cioè due giorni dopo, viene ammazzato da Jack Ruby nel, nella famosa immagine che tutti ricordano mentre lo stanno trasportando fuori dalla stazione di polizia di Dallas per portarlo al carcere. Questo Jack Ruby, che era un personaggio conosciuto a Dallas, un proprietario di, un, di, un, di uno striptease, di un locale di striptease, si fa avanti, gli spara un colpo solo allo stomaco e lo uccide. Quindi lo mette a tacere. Quindi i veri sospetti cominciano lì. Perché mai mettere, se questo era veramente l'assassino, lasciate che, andate, che vada in tribunale, che venga condannato, si farà la sua bella la pena capitale, diciamo, verrà ammazzato secondo le, le regole degli americani, perché andare ad ammazzarlo due giorni dopo? Lì sono nati i primi sospetti. Il vero problema per la versione ufficiale viene poi fuori però nel 76, cioè calcolate che... Il, eh, scusate nel 75 perché calcolate che l'omicidio è del 63 nel 63 c'era un signore che si chiama Abraham Zapruder che ha filmato tutto l'omicidio con i tre spari eccetera eccetera dalla famosa collinetta ma questo filmato, questo super 8 non era un video, allora c'erano i super 8 nessuno in America lo aveva mai visto fino al 1975 cioè subito dopo l'attentato il filmato originale di Zapruder è stato eh, sequestrato dall'FBI e dai servizi segreti e un, una copia l'ha comprata Life magazine, ma nessuno ha mai potuto vederlo. Un bravissimo ricercatore che si chiama Robert Groden, che lavorava nei laboratori di Life, dove c'era una delle copie secretate del video, ne ha fatto una copia ehm, eh, clandestina, l'ha portata in televisione nel 1975 e sulla ABC, cioè uno dei principali canali americani. Eh, nella trasmissione chiamata Good Night America di Geraldo Rivera per la prima volta gli americani hanno visto il filmato dell'omicidio, quello che adesso tutti conosciamo no? il famoso colpo alla testa eccetera nessuno l'aveva mai visto nel 75 quindi di colpo gli americani si rendono conto che la versione ufficiale non sta in piedi perché? perché ci avevano sempre detto dall'inizio che i tre colpi arrivavano da dietro da quell'edificio che vedete in alto a destra Mentre invece la testa del Presidente al terzo colpo va all'indietro, quindi evidentemente sembra colpita da davanti. Frontale. Quindi è nata lì. Come? In modo frontale, quindi il colpo sì, lo ha ricevuto. Frontale e laterale. Diciamo che in realtà il colpo, ecco, questo è il filmato di Zapruder che state vedendo adesso. Questo è il secondo colpo, che teoricamente lo colpisce alla gola: uno, due, tre. Adesso arriva il terzo colpo, che fa, eccolo lì, che fa esplodere la testa. Ma questo nessuno l'aveva mai visto per 13 anni in America. Quindi capite lo shock che c'è stato nel pubblico americano quando hanno visto la testa del presidente schizzare all'indietro. Lì sono nati tutti i problemi. Allora si va indietro a riguardare e si scopre che di colpo 50 o 60 testimoni che erano lì presenti, che sono corsi tutti verso la collinetta, quella che sta lì sulla destra in questo momento, perché da lì hanno sentito arrivare il terzo colpo, sono stati tutti scartati. Erano stati tutti scartati dalla commissione Warren. Capisci? Quindi all'indietro si comincia a, a, diciamo a, a rivangare sulla commissione Warren e si scopre che la commissione Warren non ha assolutamente agito in modo equilibrato sentendo tutte le testimonianze. Ha scartato automaticamente tutte le testimonianze che, che, che in qualunque modo suggerissero che ci fosse almeno un secondo sparatore. Questa è la prima fase. Da lì dal 75 in poi è nata una serie infinita, ma veramente infinita. Di libri sull'assassinio che cominciano a analizzare tutto, eccetera, eccetera, la balistica e eh, eh. Il secondo problema: scusate, salto un po' da una cosa all'altra perché mi vengono in mente le cose al volo. Il secondo problema che nasce nel vedere il filmato di Zapruder: il primo è il colpo alla testa. Il secondo è che, grazie al filmato di Zapruder, siccome hai fotogrammi contati, 18 fotogrammi al secondo, mi sembra tu puoi, puoi misurare il tempo esatto che trascorre fra un colpo e l'altro. Tra un colpo e l'altro. Esatto, quindi a questo punto saltano fuori i famosi, mi sembra 8 secondi o 6 o 7 8 secondi, non mi ricordo più, entro i quali questo famoso cecchino, da solo, con un fucile a ricarica manuale dalla finestra, avrebbe dovuto sparare tre colpi facendo centro almeno su due, due volte su tre, perché il primo colpo è andato a vuoto, dopo ne parliamo. Quindi lì è nato il secondo problema, come si fa a sparare tre colpi in, in praticamente due secondi e mezzo l'uno? Se non sei neanche poi un particolare bravo tiratore con un fucile abbastanza schifoso, perché era un vecchio, una vecchia carabina italiana eh, della prima guerra mondiale, che è veramente come, sì, beh, diciamo, molto, molto imprecisa, molto così la roba. Cioè, se devi fare l'assassinio di un presidente, intanto, ti procuri qualcosa di un pochino meglio, come dire, no? Visto che non è, non è che hai lo, la, la possibilità di ripeterla, la cosa, quindi già che ci Mi sei: è veramente vero. Eh, beh, spendi 20 dollari in più e prendi una cosa, ma a parte quello, vabbè, cioè, tu, sono tutte le storie. Però, diciamo, i, i, gli argomenti fondamentali sono questi. Il terzo grande problema, perché così questo l'hanno sentito ne hanno sentito parlare tutti, anche chi non si è occupato a fondo del caso Kennedy. Il terzo grande problema è il famoso proiettile magico: cioè cosa succede? Che abbiamo una serie di ferite. Nel, nel corpo del presidente e del governatore che gli sta seduto davanti, Connolly, il governatore del Texas, quindi abbiamo un certo numero preciso di ferite, cioè di buchi di entrata e di uscita nel corpo trovati con le autopsie, Connolly no perché non è morto, ma gli hanno trovato i buchi anche a lui nel corpo, da dietro e da davanti, e quindi abbiamo un certo numero di ferite, ma solamente tre proiettili per giustificare tutte queste ferite. E siccome il primo proiettile è andato a vuoto, lo sappiamo perché è stata colpita un, una scheggia vicino al marciapiede che sta dall'altra parte della strada, quindi il primo proiettile è andato a vuoto, ne restano solo due. Siccome il terzo è quello che colpisce la testa, con il secondo proiettile tu devi giustificare una serie, una quantità praticamente incredibile di ferite nel corpo delle due persone, cioè di Kennedy e di quello che gli sta davanti. Ecco perché viene chiamato proiettile magico. Perché questo proiettile, teoricamente, da solo. Dovrebbe essere entrato dalla schiena di Kennedy sotto il collo, uscito dalla gola del presidente, entrato nella schiena del governatore che sta davanti a lui, gli spacca una costola, esce dal petto del governatore, gli entra nel polso, gli spacca il polso, gli esce dal polso e gli si pianta nella coscia. Capisci? È un'acrobazia. Una no, non solo, ma i proiettili hanno fatto le prove, se tu spari contro un, so, un cadavere di animale un proiettile di quel tipo, al primo impatto si accartoccia completamente dentro. Invece questo famoso proiettile magico non solo ha fatto tutte queste ferite, ma, non si ma si è, stato trovato, mai no, è stato trovato praticamente intatto, ma, no, ma dove? Non nel corpo della coscia di Connolly, in una barella dell'ospedale. Quindi capisci che uno comincia a dire no, scusate, abbiate pazienza. Questo è qui è, è no, da cui nasce appunto la famosa... Favola del proiettile magico, sulla quale Oliver Stone poi ha costruito tutto il film JFK, nel quale tutti ricorderanno Kevin Costner, che fa il procuratore, eh, non ricordo come si chiamava, eh, il, il quale appunto spiega, fa vedere come sia si ridicola questa teoria del proiettile magico. Ora tutto Ma questo... dimmi, Secondo te quel proiettile che va a voto, ovvero il primo proiettile a voto, fu un errore umano, quindi fu un errore di mira... Fu una volontariamente generato o dovuto a qualche altra motivazione? No, il proiettile, il primo proiettile, quello che aveva vuoto è. Io l'ho sempre sostenuto, ho fatto anche degli articoli, ho fatto anche un video su questo. È la prova che ci fossero più, ci fosse più di un tiratore in quella piazza. Perché il primo proiettile. È un proiettile, segnale. Come? È? è un segnale, fu un segnale quel proiettile a vuoto. No no no, 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 adesso te lo spiego. È uno sbaglio, ma non da parte di Oswald. Nel momento in cui il primo proiettile viene sparato ufficialmente, il presidente sta facendo appena fatto la curva sotto la finestra di Oswald. Oswald sta sparando praticamente verso il basso. Prima che si fili sotto c'è una pianta sulla destra, una, una quercia. Prima che il presidente con la macchina si fili sotto la quercia, Oswald deve aver sparato in quel momento lì. Il, pro, il problema è che lo sparo da, da, dal, dal sesto piano lì è praticamente verticale. Mentre il proiettile che ha mancato il colpo è andato a finire dalla parte opposta della piazza e quindi non può aver fatto una deviazione di 40-50 gradi. Cioè non solo ha sbagliato la mira, a parte che se, se di tre colpi devi sbagliarne uno, non sbagli certo il primo perché ce l'hai sotto la finestra e quindi era il più facile di tutti. Ma sparando dall'alto, sbagliando la mira, prendi la spalla, prendi una mano, prendi il sedile, non vai a colpire un marciapiede. Sta... Eh, questo cosa vuol dire? Che non è stato sparato dal sesto piano quel proiettile, ma da dietro a Kennedy, da un'altra finestra di un altro edificio, da un altro cecchino, il quale ha sbagliato il colpo. Ecco perché dico, quel proiettile lì dimostra la presenza di, di, di almeno un altro killer, perché non può essere partito da quello che sparava dall'alto. C'è cioè un proiettile che fa una curva così, io ho parlato con diversi eh, esperti balistici. Anche andando a colpire un ramo di quella quercia famosa che c'era in mezzo, non avrebbe mai potuto fare una direzione del genere. Quindi quella è la dimostrazione. Però qui si entra già, cominciamo a entrare nei tecnicismi. E se tu cominci a discutere dei tecnicismi, della balistica del caso Kennedy, ci vediamo qui fra un mese che siamo ancora qui a discutere. Quindi non so se voi preferite, ma io terrei il discorso più generale, cioè sui, sui, sui mandanti, su chi ha confessato, sì, infatti, poi alla sì. fine, perché se cominciamo a parlare di proiettili, ti ripeto. Siccome ogni, ogni argomento è. te la chiamo Suba... in un'argomentazione lunga? No, e beh, no, ognuno poi c'è allora perché è stato trovato nella barella, chi l'ha trovato, come ha fatto a trovarsi nella barella, perché era così praticamente integro, cioè, diventi matto, capisci? Allora Il... volevo. Volevo un momentino fare un riferimento a quello che tu avevi detto in apertura, anche per commentare con le dirette parole poi del presidente Kennedy, perché da alcune cronache che poi furono riportate nei giorni successivi si dice quasi a modo di aneddoto, quasi a segno di, di presagio, che quella stessa mattina, quando Kennedy si svegliò all'Hotel Texas di Fort Worth, guardando il podio dal quale avrebbe dovuto poi tenere di lì a breve uh, quel piccolo Intervento: il discorso di saluto. Girandosi dalla parte della moglie le abbia, le abbia detto guarda quel podio circondato da così tanti palazzi, come rende difficile anche al mio personale di Guardia del Corpo poter fermare qualcuno che eventualmente volesse attentarmi o qualcuno che volesse uccidermi. E lo stesso Kennedy sapeva bene che stava entrando in un, come disse lui: oggi entriamo in una zona di fanatici. Bene, fa, non arriverà a fare mai quel discorso, sarà ucciso di lì a poche ore perché e fu attribuita la colpa, e questa è la domanda che ti faccio Massimo, ad un unico cecchino. Fu una soluzione di comodo oppure fu una soluzione che in quel momento risultava essere la più congeniale al progetto che ev eventualmente evidentemente era stato precedentemente organizzato? Beh, se io e te decidiamo di uccidere, io sono, mettiamo, io sono la CIA e tu sei Sam Giancana, il, il capo della mafia di Chicago, per dire due nomi a caso, no? Sì. Oppure se preferisci facciamo il contrario, così non, no, no, non, ti, problema, non parte... ti do del mafioso, me lo prendo io Fra il qui, no, no, Tu sei il capo della a parte che non so di due quale sia peggio, ma comunque. Appunto dico. Allora, decidiamo che, decidiamo che siamo stufi di sto presidente perché... Ci sta rompendo le scatole dappertutto, si rifiuta di invadere Cuba militarmente. Quindi vuole, eh, non vuole fare la guerra in Vietnam mentre noi vorremmo farla. Eh, vuole mettersi a stampare i dollari suoi dello Stato mentre ovviamente i banchieri che mi controllano non vogliono questo, eccetera, eccetera, eccetera. Tu sei la mafia, anche te la mafia, Kennedy dà molto fastidio perché suo fratello sta perseguitando i, ma i mafiosi tramite le FBI, eccetera, eccetera. Ci troviamo un giorno e decidiamo: Senti, ah, ya. Yeah, Yama. Facciamolo fuori e non se ne parla più. Come si fa a far fuori un presidente senza prenderti la colpa? La prima cosa che devi trovare è il, quello che, che gli americani chiamano il pazzi, cioè sì, il pazzi lo chiamano, cioè il eh, come si chiama il eh, non mi viene la parola. Quello che si, quello che si prende la colpa il capro espiatorio il capro espiatorio. Okay. Eh, per, per cui cosa fai? Piazzi lì dentro uno. Il quale magari, siccome lavorava per la Cia Oswald, si saputo dopo, il quale magari gli hai detto: Guarda che devi stare lì, perché pare che ci sia un attentato al presidente, magari bisogna intervenire. Allora lui dice: Ah, va bene, ok, ok, starò attento, vediamo se succede qualcosa. Magari lo metti lì. Lui sa che ci sarà un attentato, quello che non sa è che verrà accusato lui. Quindi è chiaro che lo devi creare, no? Il, 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 il capro espiatorio, anche perché per un omicidio così importante tu hai bisogno di mettere immediatamente a tacere. Voci di qualunque tipo e quindi cosa devi fare? Devi arrestarlo subito entro due o tre ore, non puoi permetterti yeah. di andare avanti per dieci giorni per dire, nel, nel quale fai vedere che la polizia brancola nel buio, che non ha idea di chi arrestare, che si è fatta scappare l'assassino, perché dopo la gente comincia a ragionare. Se tu offri subito il colpevole, di colpo, ah, è stato lui, ah, bastardo, e se la piglia con lui, capisci? E infatti guarda un po' curiosamente come fanno ad arrestare Oswald? Perché nessuno lo ha visto sparare, nessuno lo ha visto, lui non ha detto a nessuno che avrebbe eh, fatto questo, quindi non è che è facile come fare ad arrivare a lui e arrestare. A individuare anche il punto, è chiaro. No, ma anche proprio arrestarlo per poi dire, ah, ma lo sei stato tu che hai ucciso il presidente. Cosa fanno? Secondo la versione ufficiale, sempre, che ovviamente non sta in piedi, Oswald cosa fa dopo l'omicidio? Piglia un autobus e torna a casa. Non è che si mette come tutti gli americani in quel momento davanti al televisore a guardare cosa è successo al presidente. No, piglia una pistola, se la ficca in tasca, esce e va a passeggio per la città. Questa è la versione ufficiale. Un poliziotto che sta in macchina, che si chiama Tippit, lo vede, dice: assomiglia alla descrizione di uno che hanno visto allontanarsi dal, dal, dal book del podio e lo ferma lo ferma, dice documenti, questo invece gli dà gli documenti che aveva in tasca, gli spara e lo ammazza, gli spara, lo ammazza, scappa, e dove va a rifugiarsi? Entra in un cinema, dove entra senza pagare, a mezzogiorno e mezza del sabato, del, scusa del venerdì, a luna meno un quarto, a luna meno un quarto, no a luna, a luna e dieci, scusa per essere preciso, di un, venerdì, di, un, di un venerdì lui entra in un cinema senza pagare, la cassiera, Ovviamente dice: lui, è entrato uno, non sa pagare. Chiama il proprietario, il proprietario chiama la polizia. La polizia la dice: polizia. Guarda, stavamo giusto cercando uno che ha ammazzato un poliziotto proprio da quelle parti, non sarà mica lui. E arrivano tutti e lo prendono. Curiosamente, quando Oswald capisce di essere stato fregato, una delle poche cose che è riuscito a dire prima di essere ammazzato è Io non ho ucciso nessuno, I am a pazzi! Sono il capo espiatorio, l'ha capito dopo purtroppo. Capisci il meccanismo com'è? A quel punto, la gente contenta, ah l'hanno beccato subito il bastardo comunista. Poi viene fuori naturalmente il passato in Russia che lui un aveva avuto. Il è militare. Sì. Sì, ma soprattutto il, lui era spaziato in Russia, aveva sposato la moglie russa. In quel momento c'era la guerra fredda. Quindi, ah, russo, cattivo, è colpa dei russi che hanno mandato lui. Pa, 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 pa. Nel cervello della gente in 5 minuti si sistema tutto. Cioè, Ci dispiace, che è morto, ma sappiamo chi è stato. Ora c'è un problema che questo qui se va al processo, magari è un po' come dire le, 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 scusate, le balle girate, perché lo hanno fregato e quindi rischia di denunciare tutto. E allora cosa facciamo? Lo facciamo ammazzare prima che arrivi al processo. Ed ecco che due giorni dopo arriva Jack Ruby, il quale lo ammazza e lo fa fuori. Così è tutta finita. Oswald non ha mai potuto presentarsi in tribunale, non ha mai potuto difendersi da questa accusa. Quindi la storia gli ha pioppato la colpa di un omicidio per il quale lui non ha mai neanche potuto difendersi. Massimo, questa è una cosa che io ho notato perché anche quando abbiamo fatto l'ultimo speciale insieme a noi eh, di TV City, la storia eh, oltre la storia con l'appuntamento delle Torri Gemelle, eh, noto una tua stessa metodica di indagine. perché tu è eh, sempre uno degli elementi, uno degli indizi da cui tu parti è sempre la repentinità del tempo. Perché una delle cose che tu sollevasti, lo ricordo e lo ricordiamo anche ai nostri amici telespettatori, mi correggerai ovviamente se sto sbagliando. È che una cosa mi è rimasta sempre impressa: mentre le torri crollavano, non si sapeva chi ci fosse ancora in quell'aereo, chi fossero stati i dirottatori, i nomi e i cognomi di quelli dell'equipaggio. La gente già gridava, già si sapeva che il mandante di tutto era stato Osama Bin Laden. Bravo. Allo stesso Beh, modo di cui la tempestività, mh, neanche si è capito da dove è giunto il proiettile, neanche si è capito, si è capito in quanti siano, siano stati ad attentare al presidente, già si grida che il responsabile poche ore dopo è Oswald, giusto? Certo, infatti mentre prima parlavo di Oswald mi veniva in mente, poi me l'ho dimenticato, grazie che l'hai detto tu, mi veniva in mente proprio la repentinità di Osama Bin Laden. Io ero negli Stati Uniti, quel giorno ero incollato al televisore, nel senso anche voi, ma io sentivo proprio tutto il commento, diciamo, tutta la diretta. Qui in Italia c'era il commentatore italiano che commentava quello che si vedeva. Io negli Stati Uniti sentivo proprio le parole dei commentatori americani. Vi Giuro, a un certo punto, dopo, dopo due ore, dico, ma com'è stato? Continuavano questo Bin Laden, forse è stato Bin Laden. Si parla di Bin Laden, voci dicono che è stato Bin Laden, ci sarebbero delle prove su Bin Laden. Io mi sono girato verso mia moglie e dico, ma, scusa, ma come fanno a saperlo? Non sanno ancora appunto neanche chi c'era sull'aereo, a cosa è servito? Entro sera, anche lì esattamente come col caso Kennedy, la nazione era pacificata rispetto al colpevole, cioè erano ovviamente scioccati da quello che era successo, ma sapevamo chi era il nemico e quindi non c'è più bisogno di cercare dentro di noi. Quindi ricordiamocelo sempre, quando il nemico, il, diciamo l'assassino, si trova troppo in fretta, è perché qualcuno ce la faccia trovare. c'è sempre qualcosa eh. che non va. Eh, è troppo facile. Grazie, Poi, Massimo. Ma il documento ritrovato sul luogo era quello di Oswald o era relativo al HN di Robert e l'altro se... assassino? Se... Ho sentito se... male, scusa. Voce fuori campo dalla nostra regia, Massimo. Se... Ciao, Ciro. Documento trovato dal poliziotto. Il smalda, mi sembra trovato lui perse, perde, perde il portafoglio. Perse il portafoglio? Sì, 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 ho capito. No, era il suo. Pensa, tra l'altro, lui aveva i documenti con sé. Quindi, se un poliziotto ti ferma alla peggio e dici, pronto. Documenti, eccoli qua. Qual è il problema? Infatti, invece è, lui gli spara. Capici, no? ma questa è una delle, delle tante cose illogiche ce ne sono. ecco massimo se volessimo ricostruire ai nostri amici telespettatori a quanto ci sta e a quanti ci stanno ascoltando anche sulla base del documentario da, da te prodotto quali sono i punti critici della ricostruzione eh, dell'omicidio Kennedy ancora dopo 57 anni se dopo 57 anni e se è vero come è vero continua a far parlare lasciando un grande punto interrogativo guarda in realtà e per chi non ha studiato il caso Kennedy ci sono ancora dei punti interrogativi, ma solo perché non l'ha studiato, perché ormai siamo arrivati a un punto che non ci sono più gli interrogativi, perché nel frattempo molti dei colpevoli hanno parlato. Avete presente quel tipo di argomentazione che fanno sempre quelli che difendono la versione ufficiale, no? Piero Angela, Alberto Angela, il Polidoro, <ride> che, che dicono e poi per... Mettere, come si fa a mettere in piedi una, 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 un complotto del genere ci sarebbero coinvolte migliaia di persone e prima o poi qualcuno parlerebbe no? vero? ve la dicono sempre questa cosa il problema è che quando poi parlano loro fanno finta di niente noi abbiamo nel caso Kennedy diverse testimonianze abbiamo prima di tutto la testimonianza dell'uomo che uccise Kennedy sparando il colpo frontale dalla collinetta questa è una cosa che pochissimi sanno perché, ovviamente, i grandi media americani non gli hanno mai dato eh, risvolto. Il, adesso vi racconto, facciamo così: facciamo un salto quantico. E lasciate sì. perdere le la suo ufficiale, vi racconto cosa Mazzucco ha capito di quello che è successo quel giorno. Ovviamente sappiate che quando dico certe cose, è perché ho fatto le mie ricerche, non è che me le invento. Da tutte le mie ricerche, non solo mie, eh, sia chiaro, è venuto fuori che? La mafia e la CIA, che solamente sulla carta sono nemici, in realtà sono molto vicine per molte cose, che, molti interessi che hanno in comune. Decidono nella primavera del 63 che bisogna togliersi di mezzo Kennedy. Sia perché Kennedy crea dei problemi alla CIA, sia perché il fratello Robert, ministro di giustizia, sta rompendo le scatole troppo alla mafia e questo non va bene. Si mettono d'accordo per fare un'operazione congiunta. La, la CIA organizza in qualche modo il tutto, ma la mano, chi tira il grilletto, è quella dei mafiosi. Vengono, viene incaricato un gruppo di mafiosi che parte da eh, Chicago, uomini di Sam Giancana, che si chiamano eh, James Files, John, eh, Johnny Rosselli e Chuck Nicoletti. Rosselli e Nicoletti sono due anziani alti nella categoria di, di, diciamo, della nella eh, gerarchia mafiosa. Nella gerarchia. James Files è un ragazzino di 20 anni, 21, che è l'autista di eh, Chuck Nicoletti ed è la guardia del corpo. Ovviamente è uno che sa sparare con 3.000 armi, sa, 20 anni nella mafia sai già tutto, non è che siccome ha 20 anni è scemo. È un ragazzino. Arrivano a, a, a Dallas la mattina presto. Questo è tutto il racconto, viene fuori da un filmato che io ho fatto, che, si, che lo potete trovare sulla rete, si chiama L'uomo che uccise Kennedy, dove ci sono tutte le testimonianze. Quindi no, non vi racconto la mia fantasia, racconto quello che ha raccontato loro. Arrivano a Dallas la mattina presto, Nicoletti è quello incaricato di, di, di fare il colpo principale. Lui andrà a postarsi non nel, nel, nel. Adesso non so se avete magari una foto sotto mano dell'angolo della strada, c'è il book depository, che è quello da dove avrebbe sparato Oswald, ma di fianco. Sì, la stiamo eh, cercando. Eh, Ma vabbè, cosa mai, cosa mai Poi la mettete il, eh, di fianco. C'è un altro edificio che si chiama Daltex Building. Che ha praticamente lo stesso numero di finestre e anche lo stesso tipo di traiettoria verso la schiena. Di, 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 eccolo là. A sinistra vedete il, dove c'è il cerchietto e la finestra, quello lì esatto. Quello a destra è il Daltex Building. Quello un po' più scuro. Se okay, scendi, giù in basso, scendi giù in basso, vai verso il secondo piano al centro, dove ci sono le scale di antincendio. Ecco, un po' più giù ancora. Se spari da lì, tra l'altro, e manchi il colpo, passi sotto la quercia e vai a finire proprio esatto dove io dicevo che è finito il primo proiettile. Allora, Nicoletti e Rosselli dicono: noi saremmo appostati là dentro, in quell'edificio là, perfetto. Eh, tu dicono a James Fitz, al ragazzino: tu ti piazzi sulla collinetta di fronte, ma non spari, gli dicono. Noi abbiamo istruzioni che debba essere un colpo da dietro. Solamente se tu vedi a un certo punto che non riusciamo a beccarlo la testa, allora tu hai il colpo di riserva, come dire, il colpo finale e spari tu dalla collinetta. Ecco quello che lì che vedete, tra l'altro sembra proprio un'inquadratura. Questo è preso dal mio, dal mio video di cui parlavo prima. Sì, dal tuo documentario. Esatto. Massimo. Allora James Files racconta, James Files ha raccontato tutto davanti alle telecamere, perché lui, tanti io ormai sono in prigione, sono in prigione, per altre cose sono quindi, in prigione. Esatto, non ha più motivo di dire, anche perché tutti quelli che lui denuncia sono già morti. E dice, io ero dietro la collinetta, guardavo dentro il teleobiettivo, vedo che il presidente viene colpito, vedo che viene colpito più volte, non una sola. Arriva a un certo punto che nel mio telescopio vedo che ho l'ultimo momento utile per sparargli, perché se aspetto ancora un po', Jacqueline Kennedy, che sta di fianco a, a, al presidente, mi entra nella linea di tiro e quindi rischio di colpire lei. Quindi ho aspettato l'ultimo momento utile, dice, e ho sparato colpendolo qui alla Tempia. E siccome avevo preparato un proiettile al mercurio, eccolo lì. Avevo preparato un proiettile al mercurio speciale di quelli che esplodono all'impatto, ecco perché vedete la testa esplodere. Eccolo qua. Questa è la ripresa di Zapruder, ovviamente. Io l'ho trattata come se fosse il punto. Ecco, questo è James Files, che allora era un ragazzino di vent'anni. Per cui abbiamo il racconto suo, che è lo sparatore principale. E poi abbiamo diverse testimonianze. Per esempio, un ex pilota della CIA che si chiama Tosh Plum Lee ha raccontato di avere trasportato a Dallas quella mattina da Miami. Johnny Rosselli, uno dei tre di Chicago, per esempio. Poi abbiamo Howard Hunt, il famoso uomo della CIA, quello famoso per il Watergate, che da sempre era sospettato di essere stato a Dallas quel giorno, che aveva sempre negato, ovviamente, in vita, sul letto di morte ha lasciato una testimonianza a suo figlio registrata nella quale dice siamo stati noi e racconta il, chi c'era, chi era coinvolto e, e come hanno fatto. Quindi tutte queste persone che sono indipendentemente da loro, indipendentemente scusate, uno dall'altro, si supportano con le testimonianze reciproche. Ecco che il debunker famoso dice, eh, come mai nessuno ha mai parlato? Il problema è che quando parlano poi nessuno li ascolta, perché quando è uscita la testimonianza di questo James Files, le tv americane non hanno voluto neanche vederla da vicino. Non hanno voluto sapere cosa diceva quest'uomo, perché non si può riconoscere ufficialmente che il presidente Kennedy è stato ucciso in casa tua da un'associazione CIA e mafia. Non si può, non si potrà mai dirlo. Quindi si lascia ancora quello che tu, appunto, chiami il punto interrogativo in sospeso, ma è in sospeso soltanto per quelli che non hanno la voglia di informarsi o che non hanno il tempo di informarsi a fondo. Grazie Massimo. Un'altra domanda, cioè molto in questa storia e nella modalità dell'esecuzione al del Presidente ha giocato anche l'uso, il costume, l'abitudine del Presidente riguardo anche al suo personale rapporto e questa è storia che ci viene documentata rispetto anche al sistema di difesa, alle guardie del corpo e alla protezione su se stesso. Si dice che Kennedy fosse... Molto libertino e fosse anche un po' superficiale rispetto alle misure di protezione, sia in certi momenti di vita privata, ma anche in momenti di vita istituzionale. D'altronde, fu lo stesso Kennedy, benché ammonito. Dai suoi collaboratori, innanzitutto eh, nel non fare il viaggio in Texas perché era una regione calda e a lui sicuramente non favorevole, comunque decise di farlo. Lo decise eh, benché accordatosi a giugno, lo decise il 20 novembre per il 22. Ma fu lui espressamente a richiedere, ecco la stiamo vedendo, la limousine decappottabile. Quindi non la volle coperta, e oltretutto impose al corpo eh, dei, delle sue guardie che non sfrecciassero, che le motociclette non camminassero accostate alla Limousine. La motivazione molto semplice, ma anche. Tra, fa trapelare anche la, non la vanagloria, ma la natura proprio dell'uomo, disse perché tutto il Texas deve ammirare, deve vedere la bellezza di Jacqueline. Ti faccio una domanda: se quella limousine fosse stata non decappottabile, ma fosse stata coperta, quel giorno Kennedy sarebbe morto lo stesso, oppure oggi noi staremmo e racconteremmo una storia completamente diversa. No, se, stata, se fosse stata coperta si sarebbe salvato sicuramente, o sicuramente cioè, al 90% si sarebbe salvato. Il, eh, come dici tu però, lui aveva, una, mh, aveva già deciso, aveva una personalità tale che proprio gli faceva dire, non me ne frega niente, lui diceva proprio la frase, finché sono presidente nessuno mi può toccare e quando sarò morto non mi può più fare niente nessuno comunque. Questa è la sua filosofia. E come dici tu appunto rispetto anche alla, alla, alla vista dal, dall'albergo della, della piazza dove doveva tenere il discorso, lui sapeva benissimo che lo potevano ammazzare in qualunque momento. Non riesci, se sei un personaggio pubblico, se vai in giro, non riesci a, fa a farti proteggere in modo da essere sicuro. Quindi diceva, tanto vale, faccio bella figura. Ecco, Quando diceva che, che tutto il Texas veda, in realtà diceva: è inutile che io faccia quello che si nasconde, tanto so che se vogliono mi fanno fuori lo stesso. Tra l'altro, è la stessa, curiosamente, la stessa filosofia del fratello Robert. Anche Robert diceva la stessa cosa. Robert sapeva benissimo nel 68, quando è stato ucciso cinque anni dopo, che stava per diventare presidente lui nel 68, eh, o meglio, era il candidato per diventare il candidato democratico, che poi probabilmente avrebbe vinto contro Nixon. Eh, sapeva benissimo che, che andava a finire male per lui quando vinse le primarie in California il 5 di giugno poche ore prima di essere ucciso appunto festeggiò nell'albergo e tutti festeggiavano con lui eh, i suoi collaboratori perché aveva vinto la California che è, il più stato, è lo stato più importante delle primarie È quello che ti dà praticamente la nomination a candidato del Partito Democratico. Tutti festeggiavano ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta e lui disse ai suoi collaboratori disse Calma, ragazzi, perché ci sono dei proiettili fra me e la Casa Bianca, e infatti, 5 ore dopo era morto. Quindi era, erano due che avevano deciso di mettersi contro tutto, contro tutti, di tenere, come dire, stare dietro ai loro ideali, quel che succeda, succeda, e l'hanno pagata tutte e due nello stesso modo. Hai avuto modo di parlare anche del fratello Robert Kennedy, lo accennavi prima. Comunque, morto anche, anche lui in circostanze anomale e strane, ti sei soffermato mai anche sulla figura di quest'uomo e sul suo profilo, sul suo taglio. Ho fatto un documentario che si chiama L'altra Dallas, che potete trovare insieme a tutti gli altri miei documentari. Su, se andate sul luogo, ah, permettetemi, faccio una parentesi: faccio una piccola promozione pubblicitaria. Faccio Parna Marchi. Se andate sul. <ride> Se andate su logocomune.net, eh, ho messo in offerta speciale il, cofane, il cofanetto completo con tutti gli otto documentari che ho fatto. Eccolo lì, perfetto. Offerta speciale: Natale, 19 euro, anche due, due bottiglie di profumo. <ride> così. Allora, uno di questi, a parte tutto, uno di questi documentari è eh, l'altra Dallas che analizza l'omicidio di Robert Kennedy, l si chiama l'altra Dallas per quello, perché è l'omicidio de del fratello. Eh, quindi diciamo, sono due che hanno fatto un percorso molto simile. Tra l'altro Robert, quando fu ucciso John Kennedy nel 1963, lui era ministro di giustizia, ha sempre vissuto con un grande senso di colpa l'omicidio del fratello, perché sapeva benissimo che era soprattutto la mafia che ce l'aveva con lui, perché lui come ministro, ministro di giustizia stava perseguendo la mafia fino, laddove fino a ieri l'avevano lasciata tranquilla. Quindi lui nel momento in cui addirittura c'è una, una, una testimonianza famosa di, di una persona che era con lui nell'ufficio di Robert Kennedy quando arrivò la telefonata del, del capo della FBI che diceva hanno ucciso tuo fratello, e il testimone racconta e dice che Robert Kennedy rimase zitto per un minuto, poi mise giù il telefono e poi la prima frase che disse fu avevo sempre pensato che avrebbero preso me, che avrebbero sparato a me e invece sono andati a sparare direttamente a lui. Questo fu il suo commento, per dirti lo stato d'animo in cui vivevano questi due. Massimo, dai tuoi studi, dalle tue ricostruzioni, ma dall'approfondimento di queste due figure, chi è il più folle e chi invece il più razionale, il più lucido, ma anche il più freddo, comunque in una gestione che abbiamo detto prima, era una gestione chiaramente precisa, mettersi contro tutto, contro tutti. Cioè chi è il più folle fra i due? Sì, chi fu il più insensato ma anche il più possiamo dire anche superficiale in questo senso qui dei due fratelli osservando le due personalità i due uomini a confronto forse un pochino, pochino più sbrofonchione era John Kennedy era un po più perché lui era presidente appunto aveva detto quella famosa frase sono presidente nessuno mi può fare niente no l'altro invece come ministro di giustizia eh, possono farlo infatti il giorno dopo che Johnson divenne il lunedì dopo che, che, che Kennedy fu ucciso, suo fratello praticamente venne licenziato da Johnson. Ma non credo che sia tanto una questione di, di spavalderia, era proprio una questione di, come dire, di scelta etica, cioè uno decide, due rampoli ricchi di famiglia che non avevano nessun bisogno di lavorare e che si sono messi comunque in politica per passione, chiaramente. No? E se tu hai certi principi vai fino in fondo, se no non li hai. Eh, tra i due, fra l'altro, io sostengo sempre che il vero presidente degli Stati Uniti durante è la sempre presidenza sempre. di John te... era proprio Robert. Era Robert. Era Robert quello che tirava le fila dietro le quinte. Perché, per esempio, quando ci fu la famosa crisi dei missili di Cuba nel 62, con le navi russe che arrivavano su Cuba e con la, con la, bar la barriera delle navi americane che le aspettavano e avrebbero dovuto sparare, lì si sarebbe dato inizio chiaramente a una, una terza guerra mondiale atomica. Quello che risolve, mentre Kennedy John andava in televisione, faceva il eh, bisogna che Khrushchev capisca e che fermi le sue navi, eccetera, quello che tramava dietro le quinte era Robert, il quale fece un accordo segreto con i russi poche ore prima de dello scontro fra le navi e disse, va bene, se noi, eh, i russi dissero, se, voi, eh, se noi fermiamo le nostre navi, ci dovete dare qualcosa in cambio. E Kennedy in cambio gli offrì, Robert Kennedy gli offrì in cambio. Di togliere tutti i missili americani che stavano in Turchia e che erano puntati sulla Russia, quindi la Russia ufficialmente fece la figura di quello che chinò il capo e cedette alla forza di Robert. In realtà, la medica dalla, dalla che trattativa segreta portata avanti da Robert, fu risolta la crisi, capisci? Massimo, qual è stata la posizione, la tua posizione? Qual è la tua posizione nei confronti della critica contemporanea, ma nei confronti della dottrina dominante, rispetto alle tue prolusioni, rispetto anche alla tua ricostruzione della vicenda Kennedy? Qual è la mia posizione? Sì. Come è vista dalla critica moderna, quella contemporanea, dalla versione ufficiale, la tua ricostruzione, che è comunque è supportata da documenti, supportata ah, non importa, da, non importa da se testimonianze? Nella mia, nella mia posizione, portare documentazione serve solo a chi vuole capire veramente, ma quelli che sostengono la versione ufficiale a tutti i costi se ne fregano delle dimostrazioni e delle documentazioni. Ti danno del complottista, ecco perché prima mettevo in guardia sull'uso del termine, e ti liquidano così. Quando io faccio un film di tre ore e mezza per spiegare motivo, argomento per argomento perché non siamo andati sulla Luna, mica loro rispondono argomento per argomento per spiegare che non è vero. Ah, ma sono No, ti liquidano perché non, non si può in realtà andare ad argomentare con certe cose, allora ti liquidano con un'etichetta un complottista, eh, i soliti discorsi di Mazzucco, quello che non siamo andati su. Ci vivo, ci convivo con questa situazione. Che ti devo fare? Io sono contento che c'è gente, ovviamente, che apprezza il mio lavoro che lo riconosce e ricevo tantissime come dire, email di, 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 di ringraziamento o di incoraggiamento a continuare, altrimenti non lo farei ovviamente, perché di fronte a questi mostri che controllano i media, che controllano tutti, che controllano tutte le grandi televisioni, è chiaro che è una battaglia persa la mia. Mi contento del, come dire, della soddisfazione di, di quel 10-5% di popolazione che riesce a capire certe cose, riesce ad andare al di là, per me quelle sono molto importanti. Cosa accadde Massimo nei giorni immediatamente successivi all'omicidio di Kennedy nell'America di Kennedy? Che cosa accadde? Che giorni furono? Fu un trauma profondo, profondo per tutti gli americani. Perché fino a quel giorno, infatti, lo chiamano il giorno in cui l'America perse l'innocenza, nei libri di storia viene definito così quel giorno. Fino a quel giorno l'America viveva un periodo meraviglioso, l'American Dream, avevano vinto la guerra erano avanti su tutto il resto del mondo dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico. militare, tecnologico, erano gli unici che non avevano subito perdite in casa, ricordiamoci, che la guerra è stata mondiale, ma a parte per l'Arbor, che fu un, un episodio particolare, ma gli americani non hanno subito, non, non gli hanno smontato un mattone di casa loro, cioè, la Germania era distrutta, la Russia era una, una distesa di cadaveri, l'Italia la... distrutta, la Francia è distrutta, l'Inghilterra a pezzi l'America era perfetta, stavano benissimo, avevano un momento meraviglioso dove tutto andava bene, dove arrivavano i televisori, i frigoriferi, le nuove Cadillac, le nuove... il sogno americano perfetto, quello che oggi vediamo nei film, l'immagine del benissimo. benessere degli anni 60. Sì, il benessere, ma anche il benessere mentale, cioè abbiamo trovato la felicità. Questo era lo stato d'animo del... per cui di colpo Vedersi un, il, non un il presidente, quello che rappresenta tutti, ammazzato poi in quel modo appunto brutale da cecchini, da chiunque sia stato, distrugge di colpo proprio il sogno americano. Per cui furono giorni di mutismo assoluto dal punto di vista emotivo. C'è la famosa scena, non so se avete voglia di cercarla, in cui Walter Cronkite, il più famoso giornalista della CBS di allora, nel momento in cui annuncia la morte, dice il presidente è morto a 1.05, quello che è, e si mette a piangere, in televisione in diretta si pulisce gli occhiali, si mette a piangere. Quello è il momento storico in cui l'America ha capito che non viveva in un sogno. Quindi è stato un momento profondamente traumatico da quel punto di vista. Massimo, ovviamente davanti a degli eventi particolari, come quello che può essere l'uccisione del presidente, ma quasi sempre intorno ai massimi eventi della storia si ricamano, si tessono sempre delle teorie fondate, teorie documentate e alcune anche teorie che possono sembrare più strambe e fantasiose. C'è per esempio qualche teoria che vorrebbe la morte del presidente Kennedy semplicemente per impedirgli di rivelare l'esistenza di UFO o di entità extraterrestri. La tua personale idea riguardo questa teoria da ritenere allora, strampalata o fatto... no, no, no 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 figuriamoci io ho fatto un film sugli ufo che si intitola che trovate sempre nel famoso cofanetto che potete andare a comprare <ride> sul luogo io sono, sono, bravo. Bravo, sono bravo volendo eh, a fare il venditore ho fatto un film intitolato i padroni del mondo sugli ufo nel quale non mi occupo minimamente di omini verdi cioè di alieni ma faccio vedere come da, dagli anni 50 in poi il pentagono abbia soppresso regolarmente sistematicamente ogni verità sugli UFO, sugli oggetti non identificati, senza stare a dire chi c'era dentro, ma comunque per loro erano non identificati e siccome molto difficilmente potevano essere russi, e l'unica potenza in quel momento era la Russia, è chiaro che venivano da fuori, no? Ecco. Per cui figuriamoci, addirittura c'è stato un caso in cui il presidente Carter volle sapere, no scusate, Clinton Volle sapere tutto sugli UFO quando divenne presidente. Dice, adesso voglio capire finalmente questa storia degli UFO. Sono il presidente, portatemi la documentazione. Voglio capire il tutto. Non si è d'intero. Eh, no, non gliel'hanno dato. Gli hanno detto no perché lei è qui solo quattro anni o al massimo otto. Poi se ne va. Noi siamo qui sempre, gli hanno detto i militari. Qui controlliamo noi queste informazioni. qui, capisci? Quindi, tornando a Kennedy, è probabilissimo che lui, tra le varie cose che davano fastidio, ci fosse anche questa degli UFO. Perché non dimentichiamo che il caso di Roswell è del 48, siamo nel 63, quindi siamo a 15 anni dopo. Ecco, siamo nel pieno della curiosità per gli UFO. È chiaro quindi che lui sicuramente avrà voluto sapere, però è difficile, non si può dire che lo abbiano ucciso per un motivo solo. Perché Kennedy ormai era, i Kennedy si erano creati ormai talmente tanti nemici. Cioè, si erano messi contro l'apparato industriale militare perché non volevano fare l'escalation in Vietnam. Ricordiamoci che fu Johnson poi a cedere e a, a portare la guerra vera e propria in Vietnam. Eh, non volevano, per esempio, si mise contro i, i, i produttori di acciaio perché li aveva obbligati a mettere una tariffa fissa, cosa che per loro era impensabile. Eh, si era messo contro il, il fratello contro la mafia, lui contro la CIA perché voleva smontarla. La CIA era contro le FBI, ma le FBI perché. Eh, Le FBI lo ricattava. Hoover aveva delle foto di lui da giovane quando già era già sposato, ma di, di tre anni prima con un amante. Quindi Hoover, il capo delle FBI lo ricattava. Quindi lui aveva contro tutti. Aveva sicuramente contro i, i banchieri perché lui per, si era messo a un certo punto a stampare soldi nazionali, soldi del governo. Aveva cominciato con il, il, il dollaro d'argento. E chiaramente. Si è messo Era contro, una personalità ingombrante. No, dice, si è messo contro tutti. Cioè, a quel punto lì gli mancava soltanto l'associazione so, dei bidelli dell'Oklahoma e poi aveva <ride> veramente contro tutta l'America. Capisci? Quindi andare a indicare un solo motivo, cioè io me la immagino la riunione in cui si è decisa sta roba. Scusatemi i termini, togliamoci da, di mezzo questo rompicoglioni, ma non importa più un argomento piuttosto che l'altro. Questo rompeva le scatole a tutti. Con la storia di voler fare pulizia e quindi ha fatto pulizia a modo loro, ha fatto, fatto prima risolverla così. Sei fiducioso che un giorno anche un'altra vers un versione, oltre a quella che fino ad oggi leggiamo e ascoltiamo, possa venire alla luce e avere la giusta considerazione? No, no, per il motivo che dicevo prima, almeno non in tempi medio-brevi, cioè non nei prossimi 20-30 anni, tra 100 magari il mondo sarà completamente diverso e qualcuno dirà ragazzi. Vi ricordate la storia di quel, quel presidente ucciso a Dallas 150 anni fa? Ecco, ovviamente è chiaro che fu la malattia, a quel punto magari sarà venuto fuori, ma in una società diversa, nella società di oggi, non si può ufficialmente riconoscere che delle istit le istituzioni, cioè l'FBI la CIA, si mettano a uccidere il proprio presidente e in più lo facciano in, 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 mettendosi d'accordo con la mafia per farlo. C'è cioè una cosa che non si potrà mai ammettere ufficialmente. Ecco perché, quando è uscita l'intervista di James Files, quello lì, il ragazzino che ha sparato la testa e che ha confessato tutto, ecco perché nessuno l'ha fatta vedere. Nessun. Il produttore che ha girato quell'intervista, di quel ragaz... il ragazzino che adesso ha 60 anni, che dice: Io, appunto, ho sparato la testa a Kennedy. Quando è uscito dal carcere con questa intervista, col nastro in mano, lui credeva di aver vinto il miliardo, un miliardo di dollari con quello. Io ho in mano la confessione dell'uomo che uccise Kennedy. In quel momento lui pensava di diventare l'uomo più ricco del mondo, poi ha cominciato ad andare a portarlo ai vari network, eh, no, però, eh, no, 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 no. hanno inventato varie scuse, una censura, hanno... no, una, sì, una censura silenziosa. Come, come diceva, come diceva, è importantissima questa frase, ricordatela sempre. Come diceva Martin Luther King, eh, scusami, eh, Malcolm X, il leader nero degli anni 60 il potere più grande che hanno i media è quello di ignorarti. Questa è la vera forza. Se loro ti ignorano, tu non esisti. Questo è James Files, non esiste nella storia americana. Solo chi si occupa del caso Kennedy lo sa. Pensa al paradosso: abbiamo l'assassino fisico del presidente Kennedy che confessa in telecamera e non è un mitomane, eh, perché è stato, non è lui che ha cercato i giornalisti, sono i giornalisti che hanno trovato lui dopo l'indagine lunghissima. Quindi non puoi neanche dire che sia un mitomane. Hai ah, l'assassino del presidente Kennedy che confessa. In video, in telecamera, tutto quello che ha fatto e perché, dà tra l'altro delle spiegazioni assolutamente logiche e perfette e nessuno vuole saperlo. Quindi la risposta alla tua domanda è no, almeno nei tempi medio brevi. In un'altra società di un domani, come oggi riconosciamo magari che l'omicidio di Giulio Cesare, per dire senza problemi, lo riconosciamo, ma sono sicuro che nel 100-200 a.C., l'omicidio di Giulio Cesare non veniva raccontato così, perché magari non si poteva raccontare mezzo senato si mette contro lui e ammazza l'imperatore ecco allora dopo duemila anni ovviamente si può dire speriamo di non dover aspettare duemila anni perché venga pronunciata anche la, la, la verità sul caso Kennedy. Io ti ringrazio Massimo siamo ormai in chiusura di trasmissione prendo e accolgo proprio le tue ultime battute con riferimento a Giulio Cesare e stiamo in quello stesso mondo classico che poi è la matrice e la culla della nostra cultura questa sera noi abbiamo fatto un esperimento molto bello insieme a te, ti ringraziamo per averci condotto in questo viaggio perché, come disse Plutarco, come scrisse Plutarco: noi non raccontiamo, noi non scriviamo storie, ma scriviamo vite. Questa sera abbiamo ricucito, abbiamo ridefinito innanzitutto il profilo umano. Del presidente John Fitzgerald Kennedy, assassinato quel 22 novembre di quel 1963, una data che entra nella storia degli Stati Uniti d'America, fa storia e cambia la storia. Da lì siamo partiti per leggere e per offrire una lettura alternativa che va oltre. Quella che, la, quella che è la lettura normale, perché alla base di tutto noi riconosciamo sempre quella che è la matrice comune di ogni evento, e cioè la nostra umanità. Grazie di essere stato in nostra compagnia. Noi speriamo di ritrovarti ancora e che tu vorrai accettare ancora il nostro invito per parlare di altri argomenti. Io ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie, Massimo. Grazie a te, grazie a tutti e buona serata grazie Massimo ringrazio i nostri amici telespettatori che ci hanno seguiti e sono rimasti in nostra compagnia un ringraziamento alla regia a Ciro e a Francesco al nostro amico al mio compagno di viaggio che è Edoardo Orma insieme al quale abbiamo condotto e guidato anche la seconda stagione della rubrica la storia oltre la storia io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia continuate a guardarci perché subito dopo questa subito dopo questo momento andrà in onda lo speciale proprio di Massimo Mazzucco, sulle ricostruzioni e sulla vicenda del documentario, sulla vicenda dell'omicidio Kennedy. Grazie e appuntamento a mercoledì prossimo con Dentro la Storia. Questo è davvero tutto e buona serata da Salvatore Perini.